piano di quelle aziende che ha una grossissima propensione all'esportazione, il 25% viene venduto al mercato italiano, il 75% è venduto all'estero, quindi è una propensione molto elevata che ci sta salvando, che ci sta facendo fare degli anni buoni. Un momento di grossa difficoltà è stato nel 2008, una crisi violenta, profonda, una V molto profonda, dalla quale riusciamo ad uscire come riesce ad uscire tutta l'industria europea. In questo momento si sta riuscendo, ci usciamo con le ossa un po' rotte, con volumi ridotti, in pratica dipendenti da tutto quello che è il nuovo mondo che sta aumentando il proprio consumo, che se riusciamo ad agganciare riusciamo a mantenere lavoro in Europa e in Italia. Se non riusciamo ad agganciarlo, cioè nel senso che non riusciamo a vendere i nostri prodotti là, i problemi qui aumentano pesantemente. La Cina per noi, perché per tanti ha rappresentato un rischio, cioè il fatto di veder portare le produzioni in Cina, le delocalizzazioni, per l'europeano e per molti altri che hanno fatto prodotti made in Italy e prodotti di qualità, rappresenta sicuramente un'opportunità, cioè una possibilità di vendita, più che non la paura di competere. Perché se uno produce cose un pochino diverse da loro, aumentando il loro reddito, hanno la capacità di comprare. Quindi le opportunità del mercato cinese sono enormi. Il tasso di crescita annuale è stimato del 20-25% nel prossimo triennio. Ovviamente è considerato il mercato potenziale dell'industria mondiale dei beni di lusso, il primo mercato, e c'è da chiedersi cosa faremo noi di questo paese, che qual è la nostra idea. La nostra idea è di non dover dipendere mai da nessun mercato in maniera eccessiva. Cercheremo di tenere equilibrato il peso dei vari mercati. C'è il mercato americano, il mercato europeo, il mercato asiatico e cinese, perché non è solo la Cina che cresce così tanto, è anche tutta l'area dell'Asia, non pensate che ci sia solo la Cina. C'è tutta l'area pacifica, sta vivendo un momento tutto diverso da quello che stiamo vivendo noi in Europa. Bisogna stare attenti a questi fenomeni, essere presenti, non rischiare troppo su un mercato solo, ma non dimenticare le nostre tradizioni e il nostro gusto. Cioè, ai cinesi piace comprare la roba italiana, perché sembra italiana. Se io facessi della roba che sembra cinese per piacere ai cinesi, siamo fregati. Soprattutto non dimenticare i mercati che ancora oggi per noi sono più importanti. In America e quando viaggiano, quando vengono in Italia, restano gli americani per noi i clienti più importanti. Comprano in patria, però comprano anche quando viaggiano. E ritornando alla nostra Italia, la cosa importante è riuscire a far venire qua tanti turisti in maniera tale che poi alla fine vengono a comprare nei negozi italiani. Noi pensiamo che i negozi italiani vendano solo gli italiani, vedono una minor parte degli italiani oggi come oggi, purtroppo vendono molto ai turisti che vogliono venire in Italia e comprarsi un prodotto italiano. Ha un altro sapore venire in Italia e comprarsi un prodotto italiano. Opportunità per noi, per il Made in Italy, ce ne sono molte, sono da cogliere. E non solo per l'europeano, ma per tanti. E questa propensione all'esportazione in un segmento che è quello che gli stranieri cercano è stata ed è una scelta, è stata una scelta vincente, una scelta che continueremo a portare avanti cercando di equilibrarci senza lasciarsi troppo ingolosire dal mercato più facile o meno facile. Perché la Cina, se smettesse di consumare oggi, farebbe soffrire veramente tanta gente. Grazie.